Ciao io! Ieri c'è stata la Nintendo Direct di settembre 2023 e è stata una conferenza media. Nulla di incredibile, non era brutta, c'era non troppo varietà, ma contemporaneamente in realtà c'era varietà. È una situazione un po' strana, poi ne parliamo meglio più avanti. In ogni caso la conferenza era media. Di tutto quello che hanno annunciato ci sono molti giochi che andrò a giocare, però potevano anche annunciare molto altro. Media. Ma perché è media? Parliamone per bene. Il problema generale di questa conferenza è che è stata fortemente monopolizzata dal brand di Mario. 7 annunci all'interno della conferenza erano completamente dedicati a Mario, quando una settimana fa abbiamo anche avuto una Direct dedicata a Mario Wonder. Quindi solo con queste due Direct combinate abbiamo 8 videogiochi di Mario che sono stati discussi in questi giorni qua, che è abbastanza strano, anche perché hanno deciso di fare una Direct dedicata completamente a Mario Wonder la settimana scorsa, ma questa settimana qua hanno deciso comunque di fare un Nintendo Direct completo, quando a questo punto qua la scelta più logica per me sarebbe stata fare una Mario Direct settimana scorsa, con tutti gli annunci a tema Mario che abbiamo ricevuto anche oggi e gli annunci di Mario Wonder che abbiamo ricevuto settimana scorsa in una singola Direct, e poi questa settimana qua una Nintendo Direct Mini o un Partner Showcase, o come lo vogliono chiamare, dedicata agli altri annunci della conferenza. Perché in questo modo qua, in questa Direct c'era poco varietà per quanto riguarda il brand. C'era molta varietà comunque a livello di gameplay, perché i giochi mostrati di Mario erano tutti differenti, con generi completamente differenti e roba simile. Quindi non siamo comunque ai livelli bassi delle vecchie Nintendo Direct con soltanto JRPG Farming Simulator che abbiamo avuto alcune volte. È senza alcun dubbio meglio, ma comunque non credo sia la scelta migliore di tutte. Detto ciò però, hanno parlato di diverse cose, e partiamo prima delle cose che non sono a tema Mario, ovvero il DLC di Splatoon 3. Finalmente abbiamo visto delle cose in più riguardo a DLC di Splatoon 3, ma la cosa particolarmente strana è che, per quanto sembra interessante, sembra fatto bene, sembra anche simile al DLC che è stato fatto per Splatoon 2, non sappiamo ancora data d'uscita. Che è strano, perché è stato annunciato inizialmente a inizio 2023 e riceveremo il gioco nel 2024, seguito poi da Prince of Persia, che abbiamo già visto diverse volte in altre conferenze. In ogni caso sembra un gioco carino, Metroidvania, potrebbe interessarmi. Poi abbiamo anche Another Code, remake di un videogioco per Nintendo DS che personalmente non conoscevo. Da un punto di vista estetico non sembra fatto per niente male, e ho visto che ci sono anche molte persone che sono affezionate a questo brand e sono molto contente di un ritorno, quindi sono felice a riguardo. Non so se lo giocherò, però sembra figo. Abbiamo poi anche il porting di Trombone Champ, gioco indie che mi fa sempre ridere da vedere, esattamente come mi fa sempre ridere da vedere Among Us. Moltissimi giochi comunque indie, third party e roba del genere. Per adesso abbiamo parlato soltanto dei giochi third party e indie, e il primo gioco nuovo first party annunciato in questa conferenza è stato, dopo un ritorno di 30 anni, dopo anni che non vediamo un videogioco a riguardo, abbiamo finalmente un nuovo gioco di F-Zero, ma non è quello che voleva nessuno. Ha annunciato F-Zero 99, l'equivalente di quello che era Mario 99, Tetris 99, ma con F-Zero. Che onestamente sembra anche un gioco divertente, sembra anche molto figo da vedere, però c'è il problema che la gente è da anni che vuole un nuovo, veramente nuovo, con grafica da attuale generazione, con nuove meccaniche, con qualcosa di nuovo di F-Zero, ma non riceviamo quello, riceviamo il vecchio F-Zero ma Battle Royale. Non è quello che si aspettava nessuno. Va bene, almeno sanno che esiste il brand di F-Zero. Guardiamo l'altro positivo. Non è molto, ma almeno esiste F-Zero. Una cosa strana di cui non hanno parlato oggi è di sicuro l'assenza di qualche videogioco, tipo il nuovo gioco di Layton. È probabile che lo annuncino e ne parlino durante il Tokyo Game Show, che arriverà nelle prossime settimane, ma comunque sta nella sua assenza. Non abbiamo ricevuto nessun gioco nuovo per Virtual Console, né Game Boy, né Game Boy Advance, né Nintendo 64, né SNES, né NES, né niente. Non abbiamo ricevuto neanche niente di nuovo per il past espansione online del Nintendo Switch Online. Quello che però abbiamo ricevuto nell'ecosistema Nintendo come novità sono stati la data d'uscita di alcuni amiibo già annunciati in passato e l'annuncio ufficiale dell'amiibo dell'ultimo personaggio che mancava tra tutti gli amiibo di Smash Ultimate, ovvero Sora. Sora, sei contento? Hai una tua statuetta. Che ci sta. C'erano alcune persone che erano preoccupate che Disney o Square Enix non gli permettesse di fare l'amiibo, ma era una questione di tempo. Ed anche un altro annuncio strano era il museo di Nintendo. In Giappone verrà aperto prossimo anno un museo di Nintendo, all'interno del quale verranno collezionati oggetti importanti della storia di Nintendo,
forse videogiochi impronti a storia di Nintendo. Una presentazione sul mondo Nintendo mi fa sempre strano che annunci del genere vengano fatti durante le Nintendo Direct. Però, figo. E a questo punto qua, per gli altri annunci di cui c'ho qualcosa da dire durante la conferenza, abbiamo completamente finito. Tutto quello che ci rimane di cui parlare è del brand di Mario. E abbiamo ricevuto molto, molto del brand di Mario. Prima di tutto abbiamo visto qualcosa di nuovo riguardo a WarioWare Move It. Il gioco sembra carino, mi ispira molto, penso potrebbe anche essere meglio di Get It Together, lo voglio di sicuro provare. Abbiamo visto qualche informazione in più riguardo a Mario RPG, a quanto pare ci saranno delle meccaniche nuove, io non avendo mai giocato l'originale non so esattamente cosa andrà a essere cambiato, e in ogni caso mi interessa, probabilmente lo andrò a giocare. Luigi's Mansion 2, arriverà il porting su Nintendo Switch prossimo anno, anche di questo qua ne ho sentito parlare molto bene, io ho giocato soltanto al 3, molti me l'ho consigliato il 2, forse lo giocherò. E infine, come ultimo aggiornamento su roba già annunciata, abbiamo Mario Kart 8 DLC. L'ultima wave del pass d'espansione, che porterà con sé ovviamente i nuovi stage, ma particolarmente hanno annunciato diversi personaggi che secondo me renderanno molto contente diverse persone, come Diddy Kong, Funky Kong, Pauline, e poi c'è Peachette. Peachette è un po' strano. Però c'è Peachette. E con questo pass d'espansione dovremmo arrivare alla fine completa del ciclo vitale di Mario Kart 8. Ci avremo un 9 in futuro? Vedremo. Ne parliamo comunque meglio a fine video. E infine i tre giochi annunciati veramente nuovi del brand di Mario in questa conferenza. Iniziando dal primo che personalmente meno mi interessa, ovvero Mario vs Donkey Kong. Questo è un nuovo gioco facente parte della serie Mario vs Donkey Kong, che in passato veniva pubblicata su Nintendo DS. Io personalmente non ci ho mai giocato. Sembra essere un puzzle platformer dove devi risolvere degli schemi ambientali per andare avanti con il gioco e roba del genere. Sembra un tipo di gioco molto semplice, non so personalmente se mi può andare a interessare. So che molti sono affezionati a questo gioco, come lo sono anche per la serie di Mario e Luigi che era su Nintendo DS. Sono contento del ritorno, perché più roba è solo una cosa positiva. Però c'è da dire che prima di questa conferenza c'erano diversi rumor e leak che l'avevano accompagnata. E i due rumor e leak più insistenti e presenti erano il fatto che oggi avremmo ricevuto un nuovo gioco di F-Zero e un nuovo gioco di Donkey Kong, che tecnicamente erano entrambi corretti, ma nessuno dei due erano nel modo con cui la gente voleva. I fan di F-Zero ovviamente volevano un gioco completamente nuovo, non F-Zero 99, un Battle Royale. Mentre i fan di Donkey Kong speravano o in il fantomatico, tanto ipotizzato, nuovo Donkey Kong 3D, platformer incredibile, che rilancerebbe la serie, o nuovo gioco platforming 2D, fighissimo di Donkey Kong, hanno invece ricevuto Mario vs Donkey Kong, che tecnicamente è un gioco di Donkey Kong, ma è un tecnicismo. Quindi i rumor tecnicamente erano corretti a riguardo, ma non nel modo che nessuno si aspettava, quindi comunque sono stati abbastanza una sorpresa per tutti. Abbiamo poi ricevuto finalmente un trailer che rivela il gioco completamente dopo il tease della scorsa Direct, ovvero Princess Peach Showtime. Finalmente un nuovo gioco con protagonista la principessa Peach, e è abbastanza strano. Non è un platform normale, non è una classica cosa normale, è tipo un gioco di avventura con vari minigame che avviene all'interno di un teatro. Quindi tutto quello che succede all'interno di questa storia qua è praticamente Peach che cerca di salvare un'opera teatrale dal venire rovinata da questa strega maligna, ed è particolare. Da quello che abbiamo visto finora, il gioco mi sembra più indirizzato per un pubblico di bambini più che per un pubblico, diciamo, di famiglia, quindi per tutte le età. Perché dal gameplay che ci hanno mostrato mi sembrava tutto molto semplice. Non credo che in nessun modo andrà a attirare videogiocatori hardcore in base a quello che ci hanno mostrato, ma comunque è un approccio a un gioco di Peach finalmente nuovo, e quindi mi rende soltanto contento e penso proprio che lo andrò a giocare. Rischia di essere un po' noiosetto? Forse. Però forse è semplicemente carino e divertente per quello che la semplicità che è. E infine la bomba finale di questa conferenza, un titolo che molte persone aspettavano un sacco di tempo, particolarmente una certa cerchia di fan, ovvero il remake di Paper Mario Thousand Year Door. Questo è considerato dalla maggior parte dei giocatori di Paper Mario il miglior gioco di Paper Mario. Quindi finalmente riceve un remake a riguardo che migliora a livello grafico il gioco, portandolo con un'estetica più simile a quella di Origami King, che era
molto curata, ma che comunque non stravolge in nessun modo il gioco originale, tagliando roba, semplificandolo in qualche modo o altro, è una cosa solo e soltanto positiva, perché era quello che i fan di Paper Mario volevano al 100%, e se questo gioco andrà a performare molto bene e riceverà delle ottime review, probabilmente potrebbe esserci anche un ritorno a quelle origini di Paper Mario rispetto a ciò che è diventato successivamente. Questo perché, per chi non lo sapesse, io ho giocato tanto Origami King, quindi non so esattamente al 100% come funziona la fan base di Paper Mario. Molti dei fan originali di Paper Mario e di Origami King sono sentiti in parte traditi da Nintendo quando la serie ha preso una direzione differente rispetto a quel gioco e sono andati invece verso Sticker Star, Color Splash e Origami King, in quanto questi ultimi tre giochi hanno semplificato di molto la narrativa del gioco, rendendola estremamente più semplice, hanno semplificato di molto il gameplay e hanno limitato a livello creativo fortemente i giochi, cancellando praticamente al 100% tutti i personaggi originali che erano presenti in giochi come The Thousand Year Door, in favore di riempire il mondo con tanto Todd rossi, Todd blu, Todd verdi e Todd gialli. Questo cambiamento ha sempre deluso moltissime persone, quindi vedere comunque Nintendo disposta a fare un remake del gioco originale è una cosa soltanto positiva, perché va a soddisfare i fan di vecchia data, ma contemporaneamente, se il gioco va a performare molto bene, potenzialmente anche meglio di un Origami King, sia a livello di vendite, sia a livello critico, potrebbe anche esserci effettivamente un ritorno della serie alle sue origini e dimostrare a Nintendo che effettivamente la gente preferisce un gioco più alla Thousand Year Door rispetto alla direzione che ha preso successivamente la serie. Quindi potenzialmente questo Thousand Year Door remake è molto interessante. Penso di andare a giocarlo? Non lo so, come tutti i JRPG richiedono molto tempo, quindi devo vedere se c'ho il tempo di farlo prima o poi, però comunque di sicuro mi interessa. E qua si può entrare con il discorso finale, perché ovviamente molte persone dopo questa bomba finale della conferenza hanno detto: ok, bello, non mi sembrava una bomba finale. Ormai ci siamo abituati male con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom come bomba finale, o Super Mario Odyssey, o Super Mario Wonder, o Smash Ultimate, comunque giochi molto importanti come bombe finali. Ma questa conferenza qua abbiamo ricevuto Thousand Year Door, ottimo gioco, molto interessante per alcune persone, ma non è la classica bomba importante. Questo però perché? Secondo me questo è dovuto al fatto che, come ormai è evidente al 100%, Nintendo Switch è alla fine del suo ciclo vitale. Sarebbe stato particolarmente strano ricevere con bomba finale per la fine della conferenza un Mario Odyssey 2, un Metroid Prime 4. Ricevere dei giochi del genere come bomba finale quando probabilmente ormai, se sono in sviluppo e se stanno venendo creati, verranno utilizzati come titolo di lancio per una Nintendo Switch 2, e che quindi avrebbe più senso utilizzare in una Nintendo Direct potenzialmente nel prossimo anno per creare maggiore hype e interesse per la nuova console e facilitarne maggiormente le vendite. Quindi personalmente non mi ha sorpreso che la bomba finale di questa conferenza non era niente di rivoluzionario e incredibile. È quello che secondo me era logico, perché in base ai rumor recenti, i recenti leak e molte informazioni, Switch 2 è più vera che mai, dovrebbe arrivare il prossimo anno e abbiamo qualche informazione al riguardo, quindi perché no la menziono comunque adesso. Da quello che sappiamo, addirittura Nintendo Switch 2 è stata presentata a porte chiuse al recentissimo Gamescom. In base alle informazioni che sappiamo, dovrebbero esserci già anche dei prototipi della nuova console che stanno mandando Nintendo ai suoi sviluppatori per sviluppare giochi appunto per la console stessa, e di quali sappiamo anche all'incirca la potenza della console. Dovrebbe essere tanto potente quanto una PS4, che ha senso perché Switch 1 è potente quanto una PS3, Switch 2 è probabilmente potente quanto una PS4. Nintendo è sempre una generazione indietro a livello di potenza della console, perché sono console ibride portatili e non è fisicamente possibile fare una console tanto forte quanto una PS5. O anzi, è fisicamente possibile, ma poi costerebbe un bordello di soldi, quindi non è probabile. In base a questi rumor qua, dovremmo anche avere una Nintendo Switch 2 verso la fine del prossimo anno, quindi prima del periodo delle vacanze, in modo che per Natale, per le feste, possa essere regalata la console. E in base a queste informazioni qua, sembra essere una Nintendo Switch 2 e non una nuova console con gimmick strane, con idee strane di Nintendo o roba del genere, che è esattamente quello che vogliamo. Quindi, considerato tutto questo, ha senso che la conferenza fosse media. Devo dire che spero fortemente che esca Switch 2 prossimo anno, perché ovviamente in questi giorni qua sto giocando il DLC di Scarlatti Violetto, La Maschera Turchese, e oh mio Dio, il gioco va a rallenti in alcuni punti. Non è un'esagerazione, ok che è programmato di merda, però va a rallenti, va a 0.5 speed. Ok, comunque adesso mi devo preparare, perché tra qualche ora ho lo State of Play, perché oggi c'è sia Direct che State of Play. Farò un video sullo State of Play, non lo so,
scopriremo in futuro. Se volete scoprirlo insieme a me, iscrivetevi al canale. Sono un maestro a fare le richieste per l'iscrizione al canale, sono bravissimo.